Affidati a dei professionisti del settore. Metti al sicuro le tue spedizioni. Era l'11 gennaio 2020, quando la Cina annunciava la prima vittima causata da una polmonite atipica scatenata da un virus. Da lì a poco, quel virus, che probabilmente già da qualche tempo aveva avviato il suo drammatico corso, con il nome di Covid-19 si sarebbe fatto strada in tutto il mondo, configurando uno scenario pandemico inimmaginabile prima di quel periodo, che troverà per sempre spazio nei libri di storia. Ai cavesi abbiamo chiesto appunto come è cambiata la vita da allora e se i nuovi focolai che si stanno scatenando in Cina rappresentano motivo di nuova preoccupazione. Come ha cambiato la vita questa vita? Siamo tutti male, siamo tutti demoralizzati, siamo demotivati proprio ad andare avanti, cioè nel senso che come se la vita non ci piacesse più, capisci? Tutto questo a causa del Covid? A causa del Covid, perché ha visto un sacco di gente che è morta, che non sarebbe mai dovuta morire. Gente che stava bene fisicamente, cioè era prestante, eppure sono morti lo stesso, comunque sono morti, e col vaccino o senza vaccino. È cambiata molto soprattutto dal punto di vista proprio delle abitudini sociali tra le persone, i comportamenti, gli atteggiamenti. Anche la diffidenza, diciamo, ormai il virus è visto come un nemico e quindi ci porta a stare un po' più distanti. Quindi, secondo me, l'aspetto sanitario poi è una parte del problema, ma sicuramente ha cambiato molto il modo di vivere tra le persone. È cambiata in peggio, certamente, perché ci sono state molte persone infettate e poi si dice che questi vaccini che sono stati iniettati pare che facciano male, non so che, però si dice. Però io non sono un medico e non mi permetto di fare affermazioni scientifiche, quindi ci vorrebbe qualche medico o qualche ricercatore per dire questo. Tantissimo, è inutile che lo dico io, lo dicono tutti, usciamo quasi tutti un po' frastornati e psicologicamente depressi, diciamo. Però adesso si ricomincia. Stavamo parlando proprio del Covid, che nonostante sia passato tanto tempo c'è ancora chi lo prende, anche se più leggero, però comunque bisogna fare attenzione, secondo me. Non dobbiamo pensare di essere liberi, assolutamente no. Senz'altro è cambiata, in due parole come possiamo dire, sono cambiati i rapporti sociali sicuramente, lei adesso ha la mascherina, mi ha accolto senza mascherina perché siamo all'aperto, ma cerchiamo di metterla, diciamo, quando ci sono incontri eccetera, e poi non parliamo poi degli aspetti economici che sicuramente hanno inciso e stanno incidendo moltissimo. Parliamo della pandemia, per non parlare degli ultimi eventi tipo guerre o aumenti eccetera, quindi la domanda era come è cambiata la vita. Tantissimo, secondo me tantissimo, anche se non ce ne accorgiamo, ma nei nostri comportamenti quotidiani, pur non accorgendocene, ne attuiamo di diversi rispetto a 3 anni fa. Invece i nuovi focolai in Cina di cui si parla tanto destano preoccupazione? Francamente un po' di preoccupazione sì, francamente sì. Si spera che come dire, siano tra virgolette innocui, si spera, ma non sarei proprio al 100% tranquillo, ma senza disperare chiaramente. Secondo me non dovrebbero destare preoccupazioni, dato che il virus si conosce da ormai da 3 anni, quindi l'effetto sorpresa è passato, si dovrebbe sapere molto bene come gestirlo. Invece i nuovi focolai che si stanno diffondendo in Cina la preoccupano? Eh sì, perché quello è un paese non trasparente. No, questo non mi preoccupa, no. Anche perché sono convinto che in Cina riusciranno bene a contenere la diffusione del virus. Un po' sì, perché se la gente viene di là e magari porta l'infezione come l'hanno portata la prima volta, si fa presto a mischiare, anche perché vengono prevalentemente nel nord,
La precauzione là non c'è proprio. Se noi qua magari si vede ancora qualcuno che va in giro con la mascherina, ma lì assolutamente no, sono liberi e completamente aperti. Poi d'altra parte anche il governo hanno lasciato via libera, quindi la gente ha bisogno della coercizione per poter rispettare le regole, perché se no in automatico non le rispettano.